Buongiorno! C'è una bellissima luce, super bianca, perché in questi giorni ha nevicato tantissimo. Anzi, e scusatemi per il naso, lo devo dire ogni volta, però ho ancora il raffreddore perché fa freddissimo. E oggi nevica un sacco. Ha nevicato tutto ieri e anche stamattina. Adesso sono le... Aspettate che controllo che ore sono. Oddio! Le 9:41 e sta nevicando da tutta la mattina, guardate. Non so se lo vedete, però sta nevicando e sta attaccando tantissimo. Infatti le strade sono abbastanza impraticabili, soprattutto qui che siamo fuori Milano, quindi in un paesino, e non è che passa così lo spazzaneve e toglie subito tutto. Quindi credo proprio che oggi starò maggiormente in casa, ma non importa perché tanto devo fare comunque un sacco di cose. E anche oggi ho su il mio lip gloss di Mulac che ho utilizzato nel vlog precedente, perché mentre montavo il vlog mi piaceva tantissimo l'effetto. E poi tra l'altro è anche meno impegnativo, perché appunto se sugli occhi fate un trucco un po' più pesante per stare in casa o comunque durante il giorno, è comodissimo avere questo effetto più lucente rispetto al matte. Mi sta piacendo veramente tantissimo. E poi ho su questo maglione che mi piace un sacco, di Urban Outfitters, che però ha un piccolo segreto che non dovrei dirvi, ma ve lo dirò lo stesso, ovvero che la tipa si è dimenticata di togliermi il tag, quindi praticamente non l'ho rubato, ma la commessa si era dimenticata e non è nemmeno suonato, me ne sono accorta quando sono arrivata a casa, quindi non so come fare per farlo togliere perché ovviamente non ho più lo scontrino. Quindi per ora questo maglione è un po' sprecato perché lo utilizzo solo in casa. Mi dispiace un sacco usarlo solo in casa perché è bellissimo, però per ora lo utilizzerò così. Fatemi sapere se a voi è mai successo e che cosa avete fatto, perché non è che posso presentarmi in un negozio e dire: ragazzi, non l'ho rubato, togliete il tag, quindi non so che cosa fare. Comunque, adesso mi metto un po' al lavoro, visto che mattina mi sento tanto produttiva. E tra parentesi, se avete visto il vlog precedente, sapete che ho deciso dall'1 marzo di mangiare un pochino più sano. Stamattina a colazione ho mangiato yogurt con i cornflakes lisci senza zucchero e una banana. E adesso vi faccio dare il buongiorno anche da Giuno, che molto buongiorno non è perché sta dormendo comunque. Buongiorno Giuno. Cosa annusi? C'è qualcosa che vuoi mangiare? Bene, basta parlare, al lavoro. Dal vlog non si capirà molto, però sta nevicando tantissimo. Cioè, tantissimo davvero. Ora non so se si vede, sicuramente no, però guardate qua dove è scuro. I fiocchi sono enormi. Aiuto, rimarremo bloccate in casa. Adesso si vede che sta nevicando tantissimo. Guardate! Ecco, da qua forse si vede un pochino di più. Comunque, fatto sta che sembra quasi Natale, io voglio di mettere sulla mia playlist natalizia e far finta che è dicembre, perché non si può non pensare al Natale con questo fuori. Mi vedete leggermente diversa perché... Oddio, ma... Ok, no, non ce l'ho sui denti. Ho fatto delle foto per Instagram e quindi mi sono cambiata anche le labbra. Mi sono cambiata le labbra, mi sono messa questo rossetto liquido di Jeffree Star nella colorazione Leo, scritto Leo. Oddio, sono andata contro Tokyo. Adesso sto scaldando il pranzo. Qui sta bollendo, cioè si sta cucinando la pasta integrale. E qui vediamo se riesco a fare senza schizzi. Oh, aiuto! Ok, qui c'è il sugo con i... Il sugo con i piselli. Il sugo con i piselli, che è buonissimo, l'ha fatto ieri mia mamma. Poi ci sono anche dei cavolini di Bruxelles avanzati da ieri, che a me piacciono tantissimo. Non so se a voi piacciono, perché di solito è uno di quei cibi che non piace. È uno di quei cibi che non piacciono a nessuno. Comunque mi sto notando che, cioè, mentre mi sono truccata stamattina, ora arrivati all'orario di pranzo, mi stanno uscendo fuori questi due brufoli di più. Cioè, non sono più truccati, prima li avevo truccati. Vabbè, lasciamo stare la situazione brufoli, perché se mi metto a parlare di questo non smetto più, perché è veramente una cosa incommentabile. Esatto. Abbiamo nel sottofondo dei commenti tipo sitcom. Vediamo chi scrive. Ah, la Leti. Stiamo parlando sul gruppo di cose, di vestiti, di accessori, di cose. Comunque, adesso pranzeremo. Sono le... No, aspetta, lì non c'è scritto. Sono le Ma sai che 13. ore sono, Voglio far sapere Sempre. la giornata. Adesso sono le 13 e vi faccio vedere che cosa succede qui. Ovvero Ma è tutto bianco. No, no,
ancora neve. Adesso la neve è un po' più fine rispetto a prima, che era veramente, i fiocchi erano enormi. Però anche se è più fine, comunque sta cadendo ancora. È passato per fortuna lo spalaneve. Si dice spalaneve, sì. È per fortuna. Spazzaneve, sì. Spazzaneve come vai giù? Vabbè, o spazzaneve o spalaneve, comunque è passato. Quindi ha pulito un po' le strade. Però la neve comunque continua a cadere, continua ad attaccare. Però penso che Gloria prima o poi riuscirà a tornare a casa. Ma non nominarmi. Cioè, si può essere, cioè si sente sottofondo, ma non si può dire chi è che parla. Vabbè. Comunque, quasi pronta per la nostra felicità, perché io è dalle 8 che non mangio, perché non ho fatto le feste. Io da ieri sera. È vero, la Gloria non ha nemmeno mangiato la colazione. Questa è una cosa che non si fa. Comunque, per fortuna mancano solo 2-3 minuti, perché ho un sacco di fame, visto che non ho fatto lo spuntino di metà mattina. Piatto pronto. Buon appetito! Ora proverò a fare qualche foto sulla neve. Fuori sta ancora nevicando, non ha smesso di nevicare, e quindi non so come verranno, perché non so se andare sotto la neve oppure farle che si vede dietro che nevica, ma io sono al riparo. Boh, adesso vedo che cosa esce. Tra l'altro ho i capelli legati con la coda perché li devo lavare e quindi non li voglio tenere sciolti, quindi vediamo un po' come viene il tutto. Verrà con noi anche Juno, che è la nostra aiutante preferita. Fa freddo? Che bella luce che c'è, però è bellissimo. Guardate Juno. Juno è pronta a giocare. Aiuto. Devo dire la verità, queste foto sono venute benissimo. Una e io ho anche i capelli sciolti. Adesso capirete perché vi faccio vedere la foto bellissima che abbiamo fatto. Mi piace un sacco. Eccola qua. Quando vedete questo vlog l'avrò già pubblicata su Instagram. Mi piace davvero tanto. Poi stavo continuando a ripetere alla Gloria dei miei occhi, perché in questa foto sono venuti bellissimi con la luce della neve. Sono venuti proprio, cioè, azzurrissimi. Anzi, si intravede anche il giallo vicino alla pupilla, che io ho il giallo vicino alla pupilla, però ovviamente nelle foto mica si vede. E quindi continuavo a ripetere: oh, che belli i miei occhi, che belli i miei occhi. E lei fa: basta che le ho ripetere. Io ho detto: vabbè, l'unica cosa che mi piace, cioè nel senso, se dovessi scegliere di me quello che mi piace di più, sono gli occhi, perché appunto, cioè, ce li ho azzurri naturali, e quindi non posso ripetere che a me piacciono i miei occhi. Vabbè, non lo ripeterò più. Comunque mi piace un sacco come è venuta questa foto, e ne abbiamo fatte anche altre perché alla fine era fattibile, nonostante prima nevicasse davvero tanto mentre stavamo facendo le foto. Infatti è bellissimo perché nella foto stessa cioè ci sono tutti questi fiocchi di neve così davanti al viso, e non è un effetto finto ma è vero. Comunque ho sciolto i capelli perché nella foto tanto avevo sul cappuccio e il cappotto di Gloria, che me l'ha prestato, quindi non si vedeva che erano un po' sporchi. Però vabbè, stasera mi devo fare la doccia e li laverò, sì, ve lo prometto. E voi ci credete? Forse, oppure faccio come la Gloria che non li lava mai. Mai. Io sono sciatta. Lei ha il record mondiale. No, scherzo. A caso così. Comunque, ecco, c'è un cane. Ciao. Ma quale? Così, passa e va via. Volevo dirlo anche a voi che praticamente ho visto oggi su Instagram questo profilo, questa page. Facciamola vedere così sull'iPad. Questa page su Instagram che si chiama Dress Like Cleo Toms. Ve la faccio vedere. Eccola qua. Dove praticamente lei va a cercare tutte le cose che indosso o di cui parlo. Ecco, vai. Ecco, tipo questo. Ha scritto dove ho preso il maglione. Ed è bellissimo perché magari a volte io mi dimentico di dirvelo, oppure ve l'ho detto così tante volte che magari non lo dico più perché penso che voi lo sappiate. E su quella pagina lì lei raggruppa tutto quello che appunto indosso, anche di make-up. E secondo me è un'idea carinissima. Sembro strabica perché guardo sullo schermo e non guardo voi. Dicevo, cercando di guardare voi, che secondo me è un'idea bellissima. Quindi se volete seguirla su Instagram, si chiama Dress Like Cleo Toms. Ecco qua. È stranissimo guardare lì e non guardare lì. Però veramente stavo notando che venivo strabicissima. Comunque, per la felicità della Gloria, dirò che sono le 16:10 e che sto pensando a cosa fare per merenda, perché devo essere brava come ieri, mangiare
il giusto, controllarmi. Oggi per aiutarmi nella dieta la Gloria ha portato dei cioccolatini che io non ho mangiato. Non sì che lo sapevo. Pensavo fosse una frottola. No, e invece devo impegnarmi. Però mando un video messaggio alla Letizia. Se vuole venire qua ci saranno dei cioccolatini che l'aspettano. Mica si mette qua, mica al teletrasporto della mente. No, è un video messaggio. Non so se quando arriverà. Pensavo... Sì, faccio come Gianni di Uomini e Donne, che usa Uomini e Donne per mandare video messaggi. Comunque basta. Quello che volevo dire era questo update della giornata e basta, nient'altro. Adesso basta foto, basta lavoro. Facciamo vedere questo. Gloria vuole, è molto proud di questo suo quadernino, certo, che le ho regalato. Gliel'ho regalato per scrivere, Londra, per scrivere la blacklist. L'ho preso da Urban Outfitters e ha tutte queste costellazioni effetto copper oppure rose gold, non lo so. E invece alla Leti l'ho regalato con sopra tutte le faccette di Harry Styles ripetute, tutte disegnate, erano bellissimi. Li ho trovati a Londra, però secondo me anche sul sito online di Urban Outfitters. Tanto il dress like Cleo Thompson. Magari dress like Cleo Thompson li troverà e ve li metterà sulla pagina. Sto salendo su di sopra per controllare com'è la luce in camera, perché ormai sono le 5 passate e quindi non so se riesco a fare in tempo a registrare, scusate i capelli, a registrare un video per il canale principale per la luce, perché io utilizzo la luce naturale. No, beh, la luce comunque c'è. Non so, forse mi metto a registrare i preferiti del mese, perché non li ho ancora registrati visto che sono stata male verso la fine appunto del mese. Quindi non li ho registrati in anticipo, ma li vorrei pubblicare questa domenica. Cioè li vorrei, vorrei pubblicare quel video questa domenica. C'è anche l'eco, non so perché. Qui c'è l'eco. Qui non c'è l'eco. Comunque, vorrei registrarlo per pubblicarlo domenica, solo che sono le 5 e io uso la luce naturale, non quella artificiale. Quindi se lo voglio fare mi devo mettere subito a farlo. Quindi penso proprio che riuscirò, perché sono salita e la luce mi sembra abbastanza carina. Magari sarà un po' buio rispetto agli altri video del canale principale, però non importa, perché l'importante per me è farlo, perché non voglio assolutamente mancare nessun mese. Cioè voglio farlo per tutti i mesi quest'anno, i preferiti del mese. Video registrato, alla fine ce l'ho fatta. Come vedete la luce, anche se sono quasi le 6, c'è ancora. Io tra l'altro sono felicissima di questa cosa, perché significa che pian piano ci stiamo avvicinando davvero alla primavera e che pian piano le giornate davvero saranno più lunghe. Comunque, ho parlato tantissimo perché appunto ho appena registrato il video e adesso sto parlando ancora e mi sembra che stia parlando tipo da 3 ore senza smetterla. Però adesso scendo, che guardo Uomini e Donne, perché diciamo il mio momento pausa è Uomini e Donne, e io sarà tipo l'ennesima volta, la almeno decima, che io cambio maglia, orecchini, prodotto che metto sulle labbra, capelli perché mi sono rifatta la coda. Continuo a cambiare in questo vlog, ma è perché sto facendo un sacco di cose e quindi mi devo continuare a cambiare. Ma questi brufoli continuano a essere presenti, a voler uscire dal fondotinta così. Io spero che non si sia troppo visto nel video che ho appena registrato. Adesso controllerò sotto al computer editando un po' la cosa, però credo proprio che si vedano perché sono qui, sono presenti, ci sono. E se intravedete una felpa familiare che magari avete visto sui social, su Instagram, con scritto hello there, anche nel video che ho appena registrato, che pubblicherò domenica, ma voi questo vlog lo state vedendo ancora dopo, quindi è uscito sul canale principale i preferiti del mese, dove vi parlo anche delle felpe della mia linea di capi. Quindi se siete curiosi di sapere tutto, sul canale principale c'è il video dove vi parlo anche di questo all'interno dei preferiti del mese. Penso che non guarirò più andando avanti così. Comunque, merenda fatta. E alla fine mi metto un po' più in qua perché c'è il disordine. Comunque, merenda fatta. Alla fine ho deciso di fare il tè con un po' di biscotti, perché questa sera cena non voglio mangiare tantissimo. Quindi ho mangiato il tè con i biscotti. Ho mangiato, sì, ho bevuto e mangiato il tè con i biscotti per riempirmi un pochino. E poi cena super leggera, mangerò qualche verdura e basta. Comunque, volevo sedermi un attimo qui per parlarvi di una cosa a cui pensavo in questi giorni, perché ultimamente sto postando più foto su Instagram, sempre di più sto postando anche più vlog, sto condividendo comunque come sempre tanto della mia vita e continuerò a farlo. Però mi sono soffermata ultimamente a leggere tanti dei vostri commenti, tanti dei vostri anche messaggi privati, e comunque non è sempre scontato ricevere solo complimenti o solo comunque commenti positivi, anzi io per prima ricevo anche critiche, ricevo anche insulti, non ricevo
ricevo sicuramente solo commenti super positivi, come anche non giusto che sia, però è normale che succeda, perché purtroppo su internet appunto le cose che vengono postate le possono guardare tutti e non si può piacere a tutti. Detto questo, però, dalla critica costruttiva che io leggo e apprezzo, ci manca poco e si passa all'insulto. Basta usare delle parole spiacevoli, basta appunto criticare in modo infondato, insinuando cose appunto che non sono vere, e diciamo che purtroppo succede spesso che questi commenti, non solo a me ma in generale alle persone, possano veramente andare ad offendere e a far rimanere davvero male una persona. In questo momento non parlo principalmente di me e di quello che sento io, perché, cioè, in realtà sì, ve lo dico, io ormai, facendo comunque YouTube da quasi 5 anni, mi sono anche, purtroppo, è brutto da dire, però mi sono abituata anche ai commenti negativi, e quando parlo di commenti negativi ovviamente non parlo di critiche, ma parlo di appunto insulti. Comunque mi ci sono abituata, mi sono fatta la corazza, però comunque c'è sempre una persona qui che sta parlando e spesso le persone se lo dimenticano. Però oltre a me, che comunque anche di carattere sono abbastanza forte, purtroppo ci sono tante persone che invece non sono abituate a questa cosa e che magari non trovano la forza di reagire, e quindi sono molto felice di parlarvi di questo argomento, perché spero che possa aiutare qualcuno, perché non bisogna mai vergognarsi di parlare di cyberbullismo, di bullismo. Infatti anche a Planet Art io e Luciano abbiamo portato sul palco un momento dedicato a questa cosa, grazie anche a Save the Children. Infatti abbiamo collaborato con Save the Children a dicembre per quanto riguarda la raccolta fondi, ma siamo felicissimi di continuare a collaborare con loro, perché comunque trattano di importanti temi ed è molto importante parlare anche di questo sui nostri canali, sui nostri social. Quindi oggi volevo appunto prendere questo spazio un attimo per riflettere su questa cosa insieme a voi, appunto grazie anche a Save the Children, che ha lanciato questo hashtag che si chiama, l'hashtag è parlane. Parlane perché se si sta vivendo una situazione di disagio bisogna parlarne con qualcuno, sicuramente con i propri amici, perché magari avendo anche la stessa età ci si può capire, ci si può confrontare. Però se la situazione è grave, se la situazione non è gestibile, assolutamente parlarne anche con degli adulti, che possono essere genitori oppure a scuola degli insegnanti. Purtroppo il cyberbullismo entra letteralmente nelle nostre case, perché avete un messaggio sul cellulare, un commento su Instagram, sul computer, e appunto non è che avviene semplicemente con un commento spiacevole lasciato sotto la foto di una persona che ha tanti follower, quindi magari nemmeno mi leggerà. Il cyberbullismo avviene anche tra persone che magari hanno un profilo Instagram che utilizzano così per svago e non hanno tantissimi followers, e magari delle persone si accaniscono contro questa persona e iniziano a tempestarla di messaggi, di commenti molto brutti, degli insulti che assolutamente, purtroppo su internet, potendosi nascondere dietro uno schermo, le persone sono ancora, si permettono ancora di più di essere rispettose, di essere volgari, di essere cattive, perché non devono nemmeno mostrare la loro identità. Quindi quello che voglio dire è che assolutamente non siete soli. Se mai vi è capitata una cosa del genere o conoscete qualcuno a cui è capitata, assolutamente non siete i soli, perché come vi ho detto all'inizio di questa parte di vlog, io stessa per prima, esponendomi su internet, purtroppo sono soggetta anche a commenti, non critiche, ma commenti davvero tanto tanto pesanti. Però a questa cosa non bisogna dire vabbè, è così, lasciamolo andare. Non bisogna abituarsi, non bisogna abituarsi, ma bisogna parlarne, bisogna dire che non è giusto. Quello che possiamo fare noi, ognuno di noi, quello che può fare è prima di tutto non comportarsi in questo modo davvero cattivo e stupido, quindi per primi smetterla di commentare o di dire una cattiveria inutile e gratuita solo perché è dietro uno schermo. Se conoscete qualcuno in una brutta situazione, aiutatelo. Voi per primi, se siete in una brutta situazione, parlatene, chiedete aiuto, perché appunto non bisogna vergognarsi di questa cosa, perché purtroppo succede e bisogna fermarla. L'unica cosa molto importante è non alimentare tutti questi commenti, tutti questi accanimenti, questi insulti, non alimentarli, anzi metterli a tacere, ignorarli, far sì che finiscano da soli, che smettano da soli, perché non bisogna dare importanza a dei commenti lasciati da persone anonime che si nascondono dietro un
finto nome dietro l'anonimato dietro lo schermo. Quindi io sono molto felice di sostenere questa campagna che è appunto hashtag parlane, perché è molto importante combattere il cyberbullismo, è molto importante combattere gli insulti, gli accanimenti e il bullismo online che purtroppo avviene. Bisogna mettere una fine, non è facile, però se ognuno di noi fa un piccolo passo sicuramente possiamo creare almeno degli spazi su internet, delle community su internet che sono per la pace, per la positività, e se a una persona non piace un'altra persona semplicemente non le deve interessare, la deve ignorare, cosa semplicissima. Io per prima non seguo le persone che a me non piacciono, però le lascio stare perché non mi interessa sinceramente essere così cattiva e insultare le persone inutilmente. Quindi se volete maggiori informazioni, se volete leggere meglio di questa campagna o se volete fare qualcosa per appunto aiutare o voi stessi o qualcuno che conoscete, qui sotto in descrizione vi lascerò tutte le informazioni e i link di Save the Children. Io spero davvero che parlare di questi argomenti vi possa aiutare, rincuorare o comunque far capire che non siete da soli, che io ci sono e che sto combattendo insieme a voi per fare di internet un posto tranquillo, un posto pacifico, un posto di svago, un posto dove ci si può divertire, però dove ci sia positività, che non ci sia negatività, cattiveria e insulti. Infatti per prima io non lo faccio, non l'ho mai fatto, quindi ci tenevo tanto a parlarvi di questa cosa perché secondo me Save the Children crea veramente delle iniziative, dei progetti su temi molto 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 importanti. Ora io prendo l'iPad e scendo giù in salotto. Volete sapere le ore che sono? Aspettate, ma io ho portato su il mio cellulare? Io, se c'è una cosa che mi dimentico sempre in giro per la casa, è il cellulare. Cioè, non mi ricordo se lo porto in un'altra stanza, poi mi serve, non so dove l'ho lasciato. Ho portato l'iPad, ma non so dov'è il telefono. Vabbè, in ogni caso, siccome questo vlog ha ormai il tema, l'argomento, che ore sono? Adesso sono le 19:30. Detto dall'orologio enorme dell'iPad. Sono le 19:30, quindi scenderò a mangiare appunto la cena. Come vi ho detto, sarà molto leggera. Bene, a quanto pare, aiuto, vi darò la buonanotte dove ho iniziato il vlog. Anche se la luce è molto diversa, era più bella quella di oggi con tutta la neve che rifletteva. Ah, vediamo la neve. Bene, non nevica più, però è pieno zeppo di neve ovunque. Il giardino è proprio pieno di neve. Tra l'altro stasera stavo quasi per andare al cinema con le mie amiche perché Gloria così si è svegliata e ha detto: ragazze, stasera andiamo al cinema. Però la Leti non poteva, in più era un po' detto all'ultimo, quindi abbiamo deciso di andare al cinema questa domenica e vorremmo vedere Lady Bird, che dovrebbe essere già uscito al cinema. Non so se è già uscito al cinema, ma credo di sì. In sottofondo c'è Juno che piange tutto il giorno, che Juno piange, aiuto. Comunque fatemi sapere se conoscete questo film e quindi non vedete l'ora di vederlo, oppure se già l'avete visto. Non so se è già al cinema, però fatemi sapere. Io voglio andare assolutamente a vederlo perché avevo visto il trailer e mi incuriosiva molto. Tra l'altro è candidato agli Oscar, quindi voglio vederlo insieme alla Leti e alla Gloria. Quindi andrò a vederlo e poi vi farò sapere. Continuo a ripetere che andrò a vederlo. E giuro, continua a piangere. Bene, direi che posso finire il vlog qui, mandarvi la buonanotte. Ovviamente ci vediamo prestissimo con un altro vlog e sul canale principale con altri nuovi video. Buonanotte!